due volte campione italiano di Young Rider, a suo tempo tra gli emergenti, oggi è lì il figliolo a cercare la stessa forza e lo stesso valore al grado alto di un'equitazione che chiede, d'accordo, cavalli buoni e poi dalla parte del cavaliere la giusta determinazione anche per far bene quando non si è più ragazzi. Certo. Credo che avrai lavorato parecchio per motivare. Sì, sì, questo è vero, anche se ti dirò Lupinetti Junior, Gianluca. Lui improvvisa un cavallo nuovo qui, per cui l'emozione forse è anche un po' di più, perché non si sa mai. Ecco, è più del padre, mi sa, perché parti con, sì, un, sì, con un anticipo di 10 binomi rispetto alle promesse che mi avevi fatto. Certo. Intanto abbiamo visto errore. Che ha fatto errore al solito 11 e poi anche alla gabbia il cavallo guarda un po', lui spinge e si appiattisce leggermente sull'ox. Portali in bocca al lupo anche dalla nostra postazione, naturalmente, al giovane Lupinetti. A dopo. A dopo, senz'altro, grazie a Alberto Lupinetti. Ciao, che ricordo intanto commento tecnico al mio fianco nel ruolo di presidente del comitato regionale lombardo della Federazione Italiana Sport Equestri. Sarà avvicendamento in postazione, ma intanto niente da fare. Resiste il primato di Philippe Rosier, non ce l'ha fatta Mariano Ossa, l'argentino. Siamo con l'olandese Jochen Münsterhuis su Rhapsody. Dimensioni del campo ostacoli in questo indoor di 35x75, abbiamo già ricordato la particolarità del fondo costituito da una speciale mescola di sabbia. Capacità, capienza dell'impianto quando sarà a pieno regime, 11.200 posti a sedere, senz'altro grande colpo d'occhio di grande impatto per concorrenti e spettatori, arena ideale quando monterà la contesa, e già sarà così per esempio domenica, il giorno del Grand Prix qui al Master Milano Winter Show Jumping. Gabbia a cercare l'ostacolo largo numero 8, dopodiché seconda fase che comincia, se non ci sarà errore, così. No, è il verticale. E poi ecco qua la difficoltà tra 10 e 11, se si vuole il tempo, una girata secca, cercare l'11 verticale, poi un'indecisione del cavallo. Gabbia, un oxer poi verticale, va bene, 28:51, si inserisce al secondo posto, non batte il tempo di Philippe Rosier. Con Giorgio Nuti che scivola al terzo posto, al quarto Emanuele Fiorelli, prima avevamo malinterpretato un'indicazione del computer, quindi per amor di precisione e di verità facciamo ammenda rispetto alla classifica, che comunque adesso vede sempre Philippe Rosier al primo posto, al secondo posto l'olandese Münsterhuis su Rhapsody. 28:20 per Rosier che resiste al comando, 28:51 per l'olandese e il 28:90 poi di Giorgio Nuti sulle Conte. Bene davvero Giorgio Nuti fino a questo momento, ma sono ancora molti i binomi, in tutto 42 iscritti alla gara. Dopo l'Olanda tocca all'Austria con Helmut Molbitzer su Don Albert. Cavallo italiano Don Albert. Austria con 55.
aperto la giornata per il premio numero uno, si è aperta il segno della Germania con la vittoria di Holger Etzel. Vediamo di vedere chi scriverà per secondo in questo premio numero due il proprio nome sul gradino più alto del podio. Errore sull'elemento d'uscita per Helmut Morbitzer, che non prosegue la sua gara. Sono formula, dicevamo, delle fasi consecutive, fino all'8 bisogna fare tutto bene senza errori, dopodiché velocità e precisione da combinare insieme. Tocca la seconda fase, dove a questo punto per insidiare il primato di Philippe Rosier bisogna assolutamente fare percorso netto e poi star sotto al 28 e 20, che fino a questo momento resiste e consente al transalpino di comandare la graduatoria. Secondo posto fresco di Jochen Müsterhuis, l'olandese, e poi il terzo posto di Giorgio Nuti. Quarto Emanuele Fiorelli, quinto è Juan Carlos Garcia, poi sesto è Peter Postelman su suo Leander, ma intanto Filippo Moyerson, uno dei senatori, il nostro salto ostacoli, il salto ostacoli azzurro, Flori campione italiano, su Zairia che è il suo cavallo di punta, fuori dalla doppia senza errori a cercare l'otto e poi dovrà darci dentro. Sommato quattro penalità, ecco qui che prontamente Umberto Orti ci rimanda al momento in cui Filippo Moyerson ha sbagliato su Zairia. E adesso, a proposito di campioni italiani, Alessia Marioni su Ascol, che ancora non vediamo sul campo di gara. Ed eccoci con Alessia Marioni, il suo grigione. Si è fatta attendere, ma adesso sicuramente la brava amazzone azzurra cercherà la prova di carattere. Parlavamo prima con Uberto Lupinetti delle difficoltà di un disegno voluto da Giovanni Bussu, e colpo di teatro da Uberto Lupinetti, siamo proprio a Giovanni Bussu, che così può raccontarci viva voce che cosa la filosofia di un disegno che, abbiamo detto, nasconde non poche insidie per essere il primo giorno di gara. Sì, diciamo che a cavallo intanto con Alessia Marioni. E sì, diciamo che il dovere del costruttore, dello chef, è quello di costruire come prima gara una gara appunto da primo giorno. Le entità non sono sicuramente al massimo, è chiaro che però anche per cavalli esperti che sono abituati a fare questo tipo di competizioni in Coppa del Mondo, insieme ai palazzetti, però l'impatto con un certo tipo di palazzetto con tutti questi colori si vede, perché guardano sempre molte cose. A proposito di molti colori, questo è un ostacolo che intanto ha creato non pochi problemi, tra i più errorabili comunque c'è quel passaggio davvero complicato fra 10 e 11 con una girata secca che è l'opzione poi che decide la gara tra sì, in qualche modo. È chiaro che poi il concorrente si crea lui la strada più corta per abbreviare un po' il tempo e
normalmente questo è portato anche a qualche errore in più. Può proseguire intanto Alessio Marioni ed eccoci alla 10-11 che dicevamo, gira laggiù, c'è da evitare in qualche modo perché altro non si può fare, un ostacolo che... Sì, evitano il secondo elemento alla doppia gabbia che girando dentro sicuramente guadagnano 3-4 secondi. Ed eccoci alla gabbia attaccata al pubblico, attaccata alle transenne. Altra, in qualche modo, altra difficoltà. Sì, che si aggiunge. Tutte le combinazioni, tutti gli ostacoli, le combinazioni soprattutto. Vediamo Alessia Marioni che ha fatto bene, senza penalità, ma non ha galoppato decisa, sono 34-85, un tempo 28, che, beh, contro il buon tempo a questo punto, considerata ormai la lunga teoria dei binomi scesi in campo, contro il 28-20 di Philippe Rosier che resiste. Alessia Marioni si piazza al quinto posto, resta il secondo dell'olandese Münzer Ruiz, mentre bene Giorgio Nuti che resta terzo con 28-90, 28-51 si è infilato proprio l'olandese su Rapsodi poco fa. Alessia è stata brava, ha ragionato però quel che serviva. Sì, magari ha cercato senza eccessivamente la gara, pensando magari anche alle altre gare che è in programma da domani e dopodomani. Siamo con l'inglese Robert McGeer su Retrice Okidoki, di nuovo un cavaliere straniero, un binomio straniero in campo. Sì, questo binomio era presente qui l'anno scorso anche al Master di Milano. Se non erro, mi pare, se non sbaglio, è addirittura il vincitore del Gran Premio dell'anno scorso del Master. Vuol dire che pertanto conta di ripetersi ai massimi livelli qui nel capoluogo benedino. Fase, si cerca di portare a casa tutto senza errori, essendo poi in qualità di un percorso netto, insistere a quel punto, velocità e precisione insieme. Eccolo all'otto, il confine per giocarsi poi nella seconda fase la gara. In alto il primato del francese Philippe Rosier, verticale numero 9-10 e poi la girata, eludere un ostacolo comunque di disturbo, e adesso c'è questo verticale affrontato senza errore. Mi dispiace dell'errore, colui che ha costruito l'insidia, Giovanni Busso al nostro fianco. Ma è uscito così. No, ma ci mancherebbe. Sì, sì, ma come stavo dicendo prima, tutte le combinazioni o gli ostacoli contro vicino al pubblico creano sempre più errori. Sì, il bello, cavallo si distrae. È bello lo spettacolo di una manifestazione indoor, tante varianti che il binomio deve tenere in debita considerazione, ostacoli che poi certo, a seconda... Certo, anche perché si cerca di creare con la costruzione dell'ostacolo di fare differenti uno dall'altro e la posizione stessa. Ostacoli in prevalenza trasparenti, come si dice in gergo, con qualche ostacolo molto pieno, come il secondo elemento per esempio della gabbia. Il secondo elemento della gabbia. Qualcosa può disturbare anche perché il cavallo guarda basso, guarda il fosso, proprio l'otto. Sicuramente, proprio l'otto. Sì. Infatti il 12 A può fare anche più errori perché tanti cavalli guardano il secondo elemento della gabbia, il B. Verticale, cancelletto e barriere. Variopinto Oxer, non è un carré vero quello assolutamente. Sì, è il carré. Ah sì? Sì. Cercavo da questa postazione, se mi ha ingannato probabilmente la prospettiva. Dall'alto qui la prospettiva non si vede. Invito, sì. Ah no. Quindi non può proseguire il giapponese sulla culaccia. Taigio Sugitani, abbiamo mancato la menzione per il cavaliere nipponico. Diciamo che a questo livello gli ostacoli invitanti, eccetto il numero uno, si può dire che non esistono.
E adesso siamo con il tedesco Tony Hassmann su Acaiu, figlio di Argentinus, è una femmina di 8 anni, cavallo giovane se si pensa di saltare già così alto, comunque un cavallo che comincia a entrare nella maturità. In testa, senza pretendere nessuna anticipazione, comunque credo che stia già mentalmente lavorando al Gran Premio di domenica. Sicuramente qualcosa in testa ce l'ho, sì. Anche se non ho avuto moltissimo tempo per pensarci, perché io mi sono occupato anche di un po' anche con questi francesi, sia della costruzione del campo, di molte cose, di alcune cose in scuderie, del campo prova, di far portare tutto il materiale, cioè è molto tempo che stiamo lavorando. Cercare l'otto Tony Hassmann, può proseguire il tedesco che difatti subito alla caccia del 9, sempre l'occhio dentro, è andato benissimo anche dal 10 prima della combinazione, purtroppo c'è l'errore all'11 in verticale unire. Chiude con 4, con un tempo si piazza al sesto posto, 4 penalità, se la gioca per il primato, 24-07. Sempre al comando naturalmente il binomio Philippe Rosier su Senna. Philippe Rosier è stato davvero bravo, ha esordito, ha aperto la gara, ha messo lì il tempo, il netto, il doppio netto che serviva, col tempo che poi fino a questo momento è confine inarrivabile per gli altri cavalieri. Ci ha provato l'olandese Jochen Muster-Uys, ma si è piazzato soltanto al secondo posto per davvero una manciata di centesimi, 28 e 51. Al terzo posto resiste il binomio con Giorgio Nuti e Leconte. Adesso un altro senatore, Roberto Ariolchi, loro piana Lemato, il suo cavallo di punta indietro ai tempi quando faceva man bassa con Paprika della Loggia. Già lavora in prospettiva futura Roberto Arioldi. Sta puntando molto su questo cavallo, ha vinto anche la Coppa degli Assi a Palermo Toga. Sì, ha sommato molti risultati importanti in questo 2003 Roberto Arioldi, non dimentichiamoci che l'anno prossimo anno olimpico, cioè Atene 2004, scadenza per la quale credo sia già al febbrile lavoro il commissario tecnico Duccio Bartarucci, che siamo sicuri non mancherà la presenza in questi giorni di gare milanesi. Intanto con Roberto Arioldi, altro pluricampione italiano, se ne va dall'otto senza pensieri, alla sua maniera, come sempre, va a cercare il 9, c'è il primato da attaccare di Philippe Rosier, vediamo l'opzione, girata secca, l'11, poi verso la gabbia. Lì anche dal secondo elemento. È primo posto per Roberto Arioldi, in alto i colori azzurri. Sentite, salza l'entusiasmo qui al forum di Assago. Aspettavamo il colpo del campione, Roberto Arioldi, che scalza dal primo posto, resisteva da parecchi binomi il francese Philippe Rosier, e adesso nuova classifica in alto proprio Roberto Arioldi, tempo da battere adesso 25.07, tempo da battere 25.07 per Roberto Arioldi, ha dato una bella pelata rispetto al limite che aveva messo lì il francese Rosier. Adesso a vedere quanta difficoltà hanno fatto gli altri. Sicuramente ha dato più di 3 secondi a Rosier, che sembrava quasi aver fatto un tempo importante. Sì, in effetti, a meno che non ci fosse
molto margine, e intanto Roberto Rioldi, da grande quale ha messo lì il tempo, vedremo se altri, e sono molti ancora gli azzurri, beh, di sicuro non questo binomio. Che ha fatto l'ora già al 2, si fermerà dopo il numero 8. È il vincitore del premio che ha aperto la giornata, il primo premio con Holger Etzel, il tedesco, su Liberty in questo caso, su Liberty, altro cavallo per il teutonico. Ha fatto un buon tempo Roberto, perché ha preso dei rischi, e chiudendo con zero con quel tempo sicuramente ha ipotecato. Beh, come si diceva laggiù, a cercare il 10 e l'11 proprio in quel passaggio molto complicato, non si è risparmiato per niente. Poi non ha interrotto per niente, ha dato ritmo, continuità, sì, certo, ha dato ritmo e continuità. Lì il rischio è proprio quello, sì, di far bene, ma di per misurare troppo, comunque no, ragionare troppo, perdere in quella girata. Serve secca ed efficace. Adesso tocca a un altro italiano, Matteo Giunti, su Gazelle 2. Mettiamo in campo, eccolo, mentre ancora Umberto Orti dalla regia rimanda le fasi salienti del precedente percorso. Siamo con Matteo Giunti, eccolo qui, il cavaliere italiano. La categoria contro il tempo, e altrettanto bella affermazione a Pontedera, nell'Oxibi di Pontedera, premio più alto per il toscano Matteo Giunti, che forse galvanizzato dall'atmosfera di casa si è aggiudicato il Gran Prix, il dubbio valore del Viareggino. Zero, sta andando benissimo, sta affrontando la doppia gabbia che ha appena superato indenne. Chiediamo naturalmente di dare conto dell'intero della gara di questo premio numero 2, il nostro collegamento che si chiuderà dalle parti delle 19:30. Passa con fortuna, sfiora con il posteriore. Parabola che sembrava non ben calibrata, ma lo porta fuori senza errore dall'11. Avanza la gabbia e poi a cercare il 13 laggiù, vediamo. E beh, il tempo resiste il tempo è netto, d'accordo, ma resiste il tempo di Roberto Arioldi. Buon momento comunque dei cavalieri italiani, dei cavalieri azzurri. Si è inserito al quarto posto, se non sbaglio. Sì, vediamo adesso nuovamente, ecco la classifica, si inserisce proprio al quarto posto, Giunti. È al quarto posto, primo Roberto Rioldi, allora è fresco primato per il grande Rioldi, poi Philippe Rosier che è passato al secondo, terzo posto per l'olandese Munsterwuis e quarto, scivola al quinto Giorgio Nuti per larga parte della gara, assestato al terzo posto. Dovrebbe adesso essere in campo è Roggiani, questo, è Carlo Roggiani, sì, un altro azzurro, un altro italiano, Carlo Roggiani, Shadow Baio di 8 anni. Anche questo è un cavallo giovane, le prime uscite così importanti. Può osare in questa premio numero 2. Abbiamo detto un cavallo di 8 anni, comincia ad assaggiare la maturità, certo. Altrettanto è cavallo giovane, se si pensa che poi sono categorie proprio dei cavalli giovani, quelli fra i 6 e i 7 anni, fra i 6, insomma, 7 anni. È appena uscito, serve lavorare per il miglior affiatamento cavallo-cavaliere, resa ottimale di un binomio, tocca l'ostacolo 8 per Rogeni. Finora senza errori. Continua. Se la gioca Roggiani per il primato.
effetto. Ricordiamo adesso Roberto Rioldi ha messo lì un 25-07, che se già era difficile, è stato difficile pelare il tempo di Rosier, beh, insomma, se tanto ci dà tanto. Eccolo qua, sbaglia. Cosa sarebbe stato Bussu? Eh beh, 25-79 sarebbe stato secondo. Sarebbe stato secondo, stava facendo tutto molto bene, stava facendo tutto molto bene Carlo Roggiani, che invece deve accontentarsi del nono posto. Comunque per fare una gara di questo livello con un cavallo di 8 anni sicuramente Roggiani sarà contentissimo del risultato che ha avuto. Assolutamente sì, è stata prova di tutto rispetto, vabbè, ma è mancata la ciliegina sulla torta, quell'ostacolo 11 che è costato 13, il secondo, l'ostacolo numero 13, chiedo scusa Bussu, che è costato proprio il secondo posto, perché sarebbe stato tempo tra l'altro anche interessante quello di Roggiani. Beh, quando si dice un grande Michel Robert, il francese Robert, su Rosy Van Hermitage, una femmina del 94, 9 anni per la sua Rosy Van Hermitage, saremo a vedere a proposito di forti, a proposito di talentosi, cosa riesce a fare il transalpino, il grande cavaliere transalpino. Sicuramente uno dei più bei cavalieri da vedere in gara, uno stile impeccabile. L'attenzione per Michel Robert, i colori dell'Arlecchino, questo appena intrapreso, e adesso la doppia gabbia super andenne. Lotto che ricordiamo ancora una volta è l'ultimo ostacolo della prima fase, oltre il quale se senza errori si può proseguire a cercare il 9. Non c'è dubbio che nella testa del francese c'è il primato di Roberto Rioldi. Vediamo qua come combina questo passaggio davvero insidioso tra il 10 e l'11 con questa girata. Giù il 13 e vediamo il tempo senza errori. 26 e 13, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Resta il primato di Roberto Rioldi, un po' di tifo che non guasta in questo premio numero 2 con Philippe Rosier. Vediamo adesso l'aggiornamento della classifica. Si inserisce al secondo posto Michel Robert, tanta Francia allora. Sì, è secondo confermato con 26 e 13, assolutamente secondo Michel Robert, eccolo qua, 26 e 13, terzo 28 e 20 Philippe Rosier. Italia, Francia, Francia, poi Olanda e tanta Italia tra il quinto e l'ottavo posto, nell'ordine Matteo Giunti, Giorgio Nuti, Emanuele Fiorelli e Alessia Marioni. Tutti senza penalità, ed è fino ad Alessia Marioni, sono stati binomi che hanno proseguito. Abbiamo 5, concluso senza penalità. 5 italiani nei primi 8. Eh sì, compreso naturalmente più che mai il primato luminosissimo fino a questo momento di Roberto Rioldi. Ancora molti cavalieri azzurri che aspettiamo in gara. Adesso con il belga Cohen Vereke su Gara di San Piero. Si fermerà sicuramente nella prima fase perché ha fatto un errore al numero 1, se non erro. Eh sì, c'è già penalità per... Un errore in prima fase. Dopo Cohen Vereke, un altro azzurro, Christian Pizzianti, cavaliere di sicuro talento su Luxus. Castrone
proporzionato Luxus, montato proprio da Christian Pizzianti. Buoni piazzamenti in 2003 che lo ha visto primeggiare a concorso internazionale di La Bagnaia, le gare vinte e poi soprattutto l'altro di tutti, primo posto ad Atene nell'Oxio, una squadra azzurra, grande risultato per Cristian Pizzianti che ormai è nelle mire sistematicamente del nostro Lucio Bartalucci, del commissario tecnico Lucio Bartalucci. Sì, spesso in squadra, gira molto all'estero, in questi ultimi anni soprattutto si è fatto molto molta esperienza. Via dall'otto, Pizzianti, via dall'otto senza penalità fino a questo momento. Seconda fase. Guarda spettatori, questo è un passaggio davvero bello. Che però costa caro a Cristian Pizzianti che poi per un attimo ha rischiato di cadere, ha perso le redini. Un insulto che non ci voleva per Luxus. E Pizzianti, del resto devi dare tutto lì. Si ritira, fa il numero uno, si ritira. Sì, per non mortificare il cavallo, come si dice in gergo. Ma la gara è la compromessa. Subito gli addetti al campo che risistemano l'11, di nuovo barriere sui pilieri. E insomma, quello è un passaggio vero, Bussu. Sì, è chiaro, i concorrenti se cercano qualche rischio naturalmente capita l'errore, ci può sfuggire lì. Un altro espertissimo della nostra equitazione, Natale Chiaudani. Alessandrino Chiaudani, il piemontese su Landgraf, altro castrone, castrone di 10 anni. Figlio di Libero. Quest'Oxer giallo-blu non porta bene a Natale Chiaudani, che insomma la prima, prime quattro penalità. Quindi è già compromessa, vero? Bussu. Sì, un errore in prima fase. La prova di Chiaudani, dopo Chiaudani ancora azzurro, ancora Italia con Giuseppe Rolli. Per Achillian, ma intanto ultimi momenti nella prima fase ormai compromessa per Natale Chiaudani. Altri errori. C'è un altro errore nel secondo elemento della doppia gabbia. C'è tra l'altro diseguaglianza di misure fra un elemento e l'altro della doppia, vero? Sì. Di misure in che senso? Nel tetto? No, sulla distanza. Sì, sulla distanza, sì, certo, sì. Sì. Fra i primi due elementi ne almeno mezzo tempo di galoppo che serve aggiungere. Sì, sì, i secondi due elementi c'è un tempo più di galoppo, anche sono due tempi, sì. Ed eccoci via Natale Chiaudani, dentro Giuseppe Rolli su Killian Stallone, nato nel 1992, figlio di Topas. Campione italiano dal 97 al 99 nella categoria Young Riders, quest'anno secondo nel Grand Prix di Sanremo, un OCB e primo nella gara dell'OCB di Vicenza. Il romano Rolli, classe 1978, uno dei tanti azzurri schierati da 3 giorni milanese, 12 dei quali in prospettiva di giro azzurro, selezionati dal commissario tecnico Duccio Bartalucci.
sequenze, vediamo, eccolo qua. Sta continuando la seconda fase, ha girato dentro sempre. Questo serve dare continuità di azione e ritmo alla prova, se vuole in qualche modo insidiare il primato dell'altro azzurro, Roberto Arioldi. Vediamo, a cercare il 13, scorre il tempo. Potrebbe, no, scappa via per un niente, 26. Zero penalità naturalmente, secondo posto per Giuseppe Rolli. Tanta Italia, adesso si riscrive la classifica almeno nelle prime posizioni, e subito vediamo aggiornato Roberto Arioldi che resiste per un secondo al primo posto, 26.05 il tempo di Giuseppe Rolli, che così si inserisce proprio in seconda posizione. Scala dietro Michel Robert che è terzo, Philippe Rosier quarto, a questo punto l'olandese Munsterhuis Jochen, mentre l'altra grafica ci consente comunque di vedere ancora tanta Italia nei primi 10. Sì, per 8 centesimi Giuseppe è riuscito a passare davanti a Michel Robert. Al grande transalpino Michel Robert. E dopo Giuseppe Rolli, sperando sempre che continui il buon momento italiano, Giuseppe Bonomi, Classic Champ. Cavaliere Castrone di 9 anni, classic champ, e ha le prime esperienze internazionali. Ostacolo questo è strano, tanti colori, trasparente sì, ma strano. Così variopinto potrebbe portare, lo ha già fatto qualche serie di troppo. Il problema però per Bonomi è stato sul terzo elemento della doppia. Che ha fatto errore, mi pare. E quindi, si chiude qui la prova di Giuseppe Bonomi. Campanello che interrompe, impedisce a Bonomi per regolamento, per forza di regolamento, di proseguire in questa categoria che è a fasi consecutive. Formula, abbiamo detto in principio, senz'altro accattivante. Diciamo che come prima giornata è sempre una gara abituale questa, sono 8 ostacoli con una combinazione nella prima fase, così i concorrenti assaggiano già una doppia gabbia. Un derby ideale che sembra delinearsi in questo premio numero 2 fra Italia e Francia, adesso vediamo cosa combina la amazzone transalpina Dominique Machella Robert, siamo al solito, cognomi di evidente, di smaccata origine italiana come Leoni o Leoni poco fa, che obbligano all'accento sull'ultima alla francese o nel rispetto delle origini alla pronuncia italiana, con Auleto, un altro castrone, senz'altro castrone più attempato, gara classe 1988 Auleto. Esordio del segno della Germania nel premio numero 1, staremo a vedere intanto il primato di Roberto Arioldi. Questo un po' toccherà il prossimo italiano, sarà proprio Gianluca Lupinetti, abbiamo raccontato l'emozione di un padre in principio di telecronaca, certo, al posto di Giovanni Bussu. Dividersi la fatica del commento a supporto tecnico, in principio proprio Uberto Lupinetti, che adesso sarà lì a trepidare per la prova sicuramente di Lupinetti Junior, due volte campione italiano Young Rider, lo aspettiamo su Double Diamond, mentre va senza penalità a cercare il 13, vola e forse fa il tempo, 25.59 resta il tempo di Roberto Arioldi, primo posto Roberto Arioldi, salvato per un niente, brava l'amazzone francese Machella Robert. Dominique su Auleto, cavallo di provata esperienza, e per poco non ci scappa il primo posto. Si inserisce la francese proprio dietro a Roberto Arioldi per un niente, 25.07, 52 centesimi, 5 decimi, sì, 25.59.
21esimo binomio in campo, lo svizzero Werner Muff su Fedelfos, altro castrone. È partito Gianluca. Anche la grafica, siamo già nella seconda fase e appena intrapresa la seconda fase c'è errore proprio sul 10, niente da fare pertanto, salvo al momento il primato di Roberto Arioldi, poco fa però insidiato dalla buona prestazione per davvero di Dominique Machelard-Robert su Auleto. Sono 5 più o meno 5 decimi che separano i due binomi. Il terzo posto Giuseppe Rolli, fermato allora Werner Muff, lo svizzero, l'elvetico, mentre adesso non ci sono salti nell'ordine di entrata, dovrebbe toccare all'israeliano Elad Yaniv su Goldika, una femmina, proprio Goldika, una femmina del 94. E poi abbiamo detto, pensando anche all'emozione di Uberto Lupinetti, sarà il tempo di Gianluca Lupinetti. Gioca in casa, avrà pressione addosso nella speranza di ben figurare. Ma intanto seguiamo l'israeliano, tra gli stranieri 12 nazioni rappresentate in ambito internazionale. Un corso che aspetta di una robusta tradizione nel calendario italiano, questo Master di Milano, Winter Jumping, alla seconda edizione, la grande equitazione che torna nel capoluogo meneghino, che ad aprile era forse uno degli eventi più prestigiosi dell'annata olimpica, tra l'altro nel 2004, la finale di Coppa del Mondo per il circuito indoor, dietro l'unica prova italiana quest'anno, come sempre, quella di Verona Fiera Cavalli, mentre va questi giorni in parallelo proprio col concorso milanese, il Gran Premio, prova di Coppa del Mondo a Londra. Aspettiamo notizie per chi riguarda le fortune dei Cavalieri Azzurri, Jerry Smith e Cristofo Lippi. Non ce la fa. Eh no, qua ha misurato, coperto male l'ostacolo, c'è stata questa indecisione, anche se una penalità per Elad Yaniv, che completa con un altro errore. Niente da fare, finisce lontano in classifica, Roberto Arioldi primo, Machelard-Robert, Dominique al secondo posto, Giuseppe Rolli al terzo, fin qui il podio, poi Michel Robert, Philippe Rosier, Jochen Münsterluis, e adesso tocca a Gianluca Lupinetti. Ricordavamo i due titoli italiani nella categoria Young Riders nel 2000 e nel 2001,
bensì 2 su 3 allora il cavallo che montava Lupinetti, mentre oggi è su Double Diamond Castrone, classe 1992. Purtroppo Gianluca si fermerà perché ha fatto un errore al numero 1. Eh sì, all'esordio proprio, questa è l'emozione, vero Bussu? Sicuramente, errore anche al numero 4 purtroppo. Tanta emozione per Gianluca Lupinetti, per carità. Vedo il papà nascosto dietro un pino all'ingresso. Papà Uberto che non sarà comunque con la severità che serve in questi casi per consentire la crescita di un cavaliere, non sarà sicuramente contento. E a poco verrà a parlare di emozione o altro rispetto a una prova che probabilmente in casa Lupinetti si aspettava più robusta nella sostanza e nel risultato. Dopo Lupinetti tocca al russo Vladimir Tuganov su Lulu. Cambia Vladimir Tuganov, stiamo dicendo, cambia poco, anzi cambia niente in classifica. Si rimane sempre Roberto, oramai. A pochi binomi dalla conclusione, anche se aspettiamo qua un altro. C'è un altro italiano che... un altro forte, un altro che non si tira mai indietro, che quando serve piazzare il colpo del campione chiama sempre, risponde sempre presente, Gianni Govoni. Allora dopo il russo sarà il tempo di Gianni Govoni, ma intanto nel rispetto della prova del cavaliere russo come poco fa Lupinetti, anche Bussu chiede licenza, tempo di vederci Gianni Govoni e poi bisogna cominciare a pensare anche alla gara successiva. Eh sì, febbrilmente costretto al lavoro in questi giorni, ringraziamo anticipatamente per il contributo prezioso Giovanni Bussu, che ricordiamo chef de piste in questi giorni di Master di Milano, già a ragionare per quello che sarà il Gran Premio, un disegno che risponderà, immaginiamo, le opportune difficoltà considerata la gara grossa. Ah, sicuramente non si risparmierà, non vogliamo estorcere nulla, ma se tanto ci dà tanto questo premio numero 2, che già obbligato molti binomi dall'Italia. Gianni Comoni, Claudia Irfan, alla prova di assoluto rilievo. Adesso sì, è il tempo di Gianni Govoni. Tutta l'attenzione per il modenese, classe 1967, su Loro Piana Nilfan, non è il cavallo di punta, ma è una sfilza di primi posti in questo 2003 davvero ricco per il modenese, il Gran Premio di Cervia, il Gran Premio di Gesteren. E poi vabbè, due partecipazioni olimpiche nel 92, nel 2000, l'indimenticabile rimpianto di un diciottesimo che poteva essere davvero molto di più, e altrettanto un quinto individuale ai campionati del mondo di Jerez de la Frontera, che anche lì è stato a un soffio dalla gloria. È stato veramente un peccato per una manciata di centesimi non entrare nei quattro, perché era sicuramente un cavaliere da vedere. Eh beh, lì se la giocava uno come Gianni Govoni. Via dall'otto allora, senza penalità, va a giocarsela con Roberto Arioldi, idealmente il grande rivale. Spettacolare rivalità fra i due. Ha fatto le corse, copre l'ostacolo, se ne va fuori senza errore. E beh, sta giocando, te la sta... eccolo qua. Beh, ha rischiato il giusto e ce l'avrebbe fatta, stava dando dentro parecchio Gianni Govoni. Ha giocato tutto, ha messo un mezzo tempo in meno probabilmente in quel tra un elemento della gabbia e l'altra, si è avvicinato un po' troppo, ha coperto male il secondo elemento, ha portato l'errore. D'altronde Gianni non entra mai entra sempre per fare il primo posto.
Beh sì, è di nuovo avvicendamento. Noi ringraziamo Giovanni Bussu, buon lavoro in questi giorni, non senza la speranza di averlo in postazione naturalmente altre volte. Buon lavoro per domenica e torna in postazione. Grazie di nuovo. Uberto Lupinetti, che ho detto e lui già sta sentendomi, sarà sicuramente padre comprensivo ma tecnico severo nei confronti di Gianluca, che ha pagato oltre misura l'emozione, vero, del campo milanese. Non sono dispiaciuto, purtroppo partire con un errore al numero uno poi per il cavaliere è più difficile gestire la gara, però tutto sommato ha fatto un percorso buono, mi è piaciuto, sai, la condotta di gara è quello che conta, d'altra parte per un cavaliere giovane questo può succedere. Arioldi deve tirare, deve rischiare, Govoni anche, e per i giovani devono cominciare a montare bene e portare a termine dei buoni percorsi. E adesso chiuso il cuore del padre che aspettava comunque la buona prestazione, siamo di nuovo alla necessità dell'occhio clinico per una prova verso la conclusione che ha dato spettacolo nel segno tra l'altro di molti binomi azzurri. Resiste il primo posto per la cronaca di Roberto Arioldi, 25-07 da battere. Machelard Robert al secondo posto, Giuseppe Rolli al terzo e poco fa, ma eri ho visto. Uberto, ci ha provato come sempre Gianni Govoni. Che ha fatto bene, lui deve provarci, purtroppo gli è andata male, lì è sfortuna a quel punto. Nel tempo abbiamo capito che questo è il passaggio cruciale di tutto. Visto come avete all'inizio, qui la difficoltà vera sta proprio tra il 10, l'11 e il 12. E questo ha fatto. Attenzione perché nel 27-81 si inserisce. Si inserisce al quinto posto Theo Muff, un altro dei Muff in campo di gara. E adesso tocca a quello che io dico sempre con molto affetto, attenzione, il genio e sregolatezza della nostra equitazione, Valerio Sozzi. Sì, coro fino, lo dico sempre con tantissimo affetto, certo. È talento il nostro salto ostacoli, Sozzi. Fa parte del suo carattere, lui può fare di tutto. Ah certo, e difatti attenzione perché Roberto Arioldi è avvisato, poco fa ci ha provato Gianni Govoni e siamo sicuri. E balla, vedi la barriera anche sul numero uno a volte. E non si tira indietro il varesino di Gorla Minore, due volte partecipazione olimpica, 96, nona squadra, 92. Purtroppo fa l'errore al numero 3. Sì, avevo gli occhi bassi a cercare la scheda e ho sentito il rumore sinistro. Sempre segnale d'errore, peccato per Valerio Sozzi. Per un cavaliere è sempre un rumore antipatico, questo. Sì. Sì, è come la corda che si rompe nel tennis, esatto. O comunque il legno che si prende, garanzia di qualcosa che non va. Ha sporcato la sua prestazione in prima fase Valerio Sozzi, quindi era costretto al taglio a fermarsi dopo questo salto, dopo questo ostacolo, l'ostacolo numero 8. Un errore verso la conclusione della gara, intanto verso la conclusione del nostro collegamento, dovremmo assolutamente farcela, mancano 5 binomi, tocca adesso dei 42 che erano in campo, tocca adesso a Rudy, che sono iscritti alla gara, meglio Waller Bosch su Sönneblum, è una femmina del 94, figlia di Vandango. Cinque binomi e sapremo se Roberto Arioldi in tasca questo premio numero 2 nella prima giornata di gare al e noi lo Master speriamo. Di Milano. Dopo la vittoria tedesca in apertura di giornata, stasera il clou serale, il clou notturno in più tardi. In programma terza gara. Mentre l'appuntamento per il pubblico e gli appassionati, cioè per i telespettatori, ovviamente rinnovato già domani, altra finestra sul Red Sport Satellite e più che mai domenica nel pomeriggio del Gran Premio. Qui su questo ostacolo in girata ha spinto, si è dato da fare e Calo ha risposto, lì poteva creare anche una difficoltà e la girata. Attenzione a Rudy, Waller Bosch, Sönneblum.
via dal lotto senza errore. Seconda fase che comincia con questo verticale cancello e barriera, e poi c'è il rifiuto proprio. Ma si vedeva sugli ultimi salti già faceva un po' fatica, deve spingere molto il cavallo, specialmente negli oxer. E qui girando stretto e poi si è trovato di fronte a un oxer, c'è stata infatti la fermata. A questo punto non vale la pena stringere, se la prende comoda e si assicura la parte finale del percorso. Infatti vedi che gira dietro anche per affrontare la gabbia largo dritto, che deve comunque spingere un po'. Corre per un piazzamento in una classifica che a 4 binomi dalla conclusione vede confermato il primo posto di Roberto Arioldi, loro Piana Lemato, secondo posto a una manciata di decimi Dominique Machelard, Roberto su Auleto, terzo posto podio intanto provvisorio con Giuseppe Rolli. Molto bene Dominique, Robert, sì. La moglie di Robert, che con il cavallo, con il vecchio cavallo di Michel Robert, Auleto. E abbiamo detto era una vecchia conoscenza anche. Infatti. Bravo e forte Auleto, mentre tocca adesso al britannico Ricky Hill su Matador, castrone nato nel 1994. Meno 4 alla conclusione, meno 4 binomi alla conclusione. Assolutamente sì, il tempo della chiusura. Già commette lo stacco ancora al numero 2, per cui siamo a meno 3 e dai nomi che abbiamo direi che Roberto aspettiamo per scaramanzia, ma questa gara se l'è assicurata. Non diciamo nulla. No, per carità. Detto, aspettiamo per scaramanzia. Touchwood, però... come dicono i britannici, visto che il binomio è britannico, altrimenti Roberto non ce la perdona. Offerto molto Roberto Arioldi, ma per motivi calcistici di questi tempi, lui che è juventino. È vero, purtroppo. Ma nel frattempo la squadra del cuore ha ripreso fiato e oggi intanto Roberto Arioldi ha volato con il suo Lemato. Tre binomi, niente da fare per Ricky Hill, tocca a un altro binomio britannico, Robert Bevis su Candy. Comunque guarda, io lo dico perché conosco i cavalli e i cavalieri. Ci mancherebbe. Te l'ho detto, secondo me io lo faccio non per portare, anzi, però non abbiamo manca più Marcello, manca Marcello Carraro, sì, l'italiano Marcello Carraro ed Axel Fromm. Punterà un buon piazzamento, difficile battere Roberto. Ci ha provato in tutti i modi, forse l'ultimo che davvero convintamente ha puntato al primato di Roberto Arioldi è stato Gianni Govoni. Sì, direi di sì, lui ha combattuto. Sicuramente anche l'elvetico Theo Muff ci ha provato, ma Gianni Govoni che ha portato a casa l'errore proprio nel penultimo ostacolo, poi era il secondo elemento della gabbia, aveva fatto una grande opzione tra il 10 e l'11 dove serve stringere. Lì aveva fatto capire che certo aveva nel mirino Roberto Arioldi, fa onore al modenese, naturalmente la solita grinta, il solito talento, questa volta non coronato dal successo, ma per un modenese che piuma rimpianto c'è intanto la soddisfazione di un altro dei fortissimi del nostro salto ostacoli, che è Roberto Arioldi al primo posto, mentre va la prova di Robert Bevis su Candy Loop. Eccolo qua. Comunque, doveroso rispetto per tutti fino all'ultimo, stiamo a vedere. Mi sembra che abbia girato un po' largo. Attenzione. Attenzione. E fa errore. Precisione e velocità che si arriva a combinare alla perfezione. Infatti molto veloce ha affrontato. Velocissimo, certo, però. Caro Lupinetti, che se lo assiste la fortuna sull'ultimo ostacolo, comunque è dietro a Roberto. Assolutamente sì. Il 25
Roberto è 25-07, 25-15, è vero, in amor di verità. Sarebbe stato per un non nulla comunque dietro Roberto Rioli. Questo sì. Rimane il fatto che con i secchi ma si fa poco, c'è l'errore. E dietro addirittura in classifica Pérez è finito 14esimo. Ultimo binomio azzurro in campo, Marcello Carraro su Dexter e poi sarà la volta di Axel Fromm. Noi daremo proprio il tempo del riassunto e poi subito la linea al satellite per il proseguimento dei programmi. Questo errore è stato proprio, si è visto che il cavallo arrivava non bene, il cavaliere è intervenuto e nel riprendere ha alzato un po' la testa, per cui ha causato l'errore su questo verticale numero 3. Con ringraziamenti anticipati naturalmente a Alberto Lupinetti, che è stato al nostro fianco e che non mancherà di tornare con noi nei prossimi giorni. Telecronache sempre su Rai Sport Satellite, Master di Milano, seconda edizione, grande equitazione che torna nel capoluogo meneghino. C'è già penalità naturalmente per Marcello Carraro che interrompe la sua prova, ultimo binomio, l'ultima speranza per Axel Fromm, il tedesco Axel Fromm, Silver Cup, un castrone del 91. Comunque vale la pena sottolineare che nonostante 40 cavalli si vede questo fondo è veramente fantastico, tiene benissimo, i cavalli saltano molto bene, tra l'altro questo colore così chiaro risalta e è anche un Il colpo d'occhio è sicuramente colpo d'occhio importante per una struttura che ha dimostrato di essere nella piena efficienza soprattutto verso l'ancor più prestigiosa scadenza di aprile, finale di Coppa del Mondo, 11.500 posti a sedere, intanto escluso l'anello superiore che verrà approntato per quella occasione. Certo. Si lavorerà dal punto di vista della macchina organizzativa in grande stile, ma intanto seguiamo la prova di Axel Fromm, Germania, Silver Cup, un binomio che divide Roberto Rioldi dalla gioia di una vittoria in prima giornata, dopo l'esordio con vittoria della Germania. Premio numero 2 a fasi consecutive. Ultimo binomio in campo. Brivido al passaggio dell'Oxer, variopinto adesso. Sì. Diagonale centrale, c'è errore, noi celebriamo già la vittoria di Roberto Arioldi in conclusione di collegamento. Ha avuto ragione l'esperto al nostro fianco Umberto Lupinetti, mi rende tenemerito, con Dominique Macelà Roberta al secondo posto su Auleto, il podio che si completa con un altro piazzamento e buon risultato italiano Giuseppe Rolli, altri tre italiani nei primi 10, all'ottavo Matteo Giunti, al nono Giorgio Nuti, al decimo Emanuele Fiorelli. Da Milano per questa prima giornata del Master Meneghino è tutto, appuntamento per gli appassionati ancora domani, altre telecronache da Milano su Rai Sport Satellite e per il momento la linea torna a Roma. Grazie, buonasera.